Prepararsi ed essere pronti è questo è il motto che caratterizza l'inizio del nuovo anno scolastico, facendo attenzione però all'andamento del quadro epidemiologico e cercando di mantenere la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione ha infatti inviato nei giorni scorsi una nota alle scuole per un supporto e accompagnamento alla programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, appunto, facendo riferimento alle indicazioni del 5 agosto dell'Istituto Superiore di Sanità che guardano alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Per quanto riguarda dunque le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, comprese le scuole paritarie e non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le misure di prevenzione di base sono: a scuola solo in assenza di sintomi febbrili, in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, igiene delle mani ed etichetta respiratoria, come ad esempio o proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta mascherine FFP2 per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, sanificazione ordinaria, periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, strumenti per la gestione dei casi sospetti confermati e contatti e ricambi d'aria frequenti. Il quadro epidemiologico e il sfondamento potrebbero influire però sulle misure da attuare e quindi se dovesse cambiare si potrebbe raggiungere anche il distanziamento di almeno un metro dove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano, precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione, aumento della frequenza della sanificazione periodica, gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione, quali ad esempio le mascherine o il distanziamento fisico e igiene delle mani. Mascherine chirurgiche o FFP2 in posizione statica e o dinamica da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica, concessione palestre e locali a terzi con obbligo di sanificazione, somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione e consumo delle merende al banco. Per quanto riguarda invece le scuole dell'infanzia, caratterizzate da peculiarità didattiche ed educative che non rendono possibile, si precisa nella nota, l'applicazione di alcune misure di prevenzione, si richiedono dunque delle misure base, ma con qualche eccezione. In caso di recrudescenza della circolazione virale del SARS-CoV-2, bisognerà prendere altri provvedimenti, sempre seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie, come ad esempio gruppi stabili di bambini per le attività educative compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative. Non si potranno portare da casa giochi o oggetti negli spazi e le attività, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Fasi di accoglienza e ricongiungimento, dove è possibile all'esterno e se al chiuso, bisognerà provvedere alla pulizia approfondita. La reazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto, somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi, e consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. Nella nota poi si fa riferimento anche alla questione aereazione degli spazi e alle linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione, impianti fissi di aereazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli con. Confinati degli stessi edifici, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2022. Ci si prepara dunque per l'inizio della scuola prevista in Sicilia il 19 settembre.